Rimettere il mare al centro delle politiche di sviluppo facendo rete con tutti gli stakeholder privati e pubblici che operano nel settore, con idee, progetti, istanze e competenze utili alla definizione del piano del mare e alla costruzione di una strategia marittima nazionale. Questo è l'obiettivo che si propone il secondo summit nazionale sull'economia del mare Blue Forum, dal titolo eloquente Italia Nazione di Mare, che si svolgerà dal 25 al 27 maggio prossimo. A Gaeta, presso il Tempio di Adriano a Roma, la conferenza stampa di presentazione con il ministro delle politiche del mare Nello Musumeci. L'evento, unico in Italia, è organizzato dalla Camera di Commercio di Frosinone in Latina, insieme alla sua azienda speciale Informare e a Ossermare, in collaborazione con Unioncamere, Assonautica Italiana, l'Associazione Nazionale per lo Sviluppo dell'Economia del Mare, Sì Camera e Blue Forum. Ministro, il governo punta a sviluppare l'economia del mare, è così? Sì, ci punta con tanto attenzione perché abbiamo riscoperto il protagonismo della risorsa mare in questo Mediterraneo che cambia. E punta talmente tanto il governo Meloni che ha voluto istituire un ministero con compiti per ora di coordinamento e di programmazione, ma nella prospettiva di realizzare anche funzioni gestionali. Dobbiamo mettere assieme, ed è questo il significato essenziale dell'appuntamento di Gaeta, dobbiamo mettere assieme i vari soggetti che concorrono a formare l'economia del mare. Non sempre dialogano e quando lo fanno non sempre riesce proficuo il dialogo e invece noi abbiamo la necessità di definire una strategia unitaria per consentire all'Italia di consolidare il ruolo di leader nel contesto mediterraneo e abbiamo tutti i numeri per poterlo fare. E quest'anno invece, viste anche le mutate condizioni politiche che prevedono un elemento di novità importantissimo, cioè quella dell'istituzione del ministro del mare, che è una persona che veramente sta facendo un grandissimo lavoro, e allora abbiamo intitolato questa seconda edizione Italia Nazione di Mare, dove contribuiremo insieme a quello che il ministro già sta mettendo in campo attraverso la struttura di missione, il comitato interministeriale, alla redazione, dando dei contributi alla redazione di questo piano triennale del mare. È la prima volta che si fa. L'Europa ci guarda ad esempio, e questo è estremamente importante, e noi abbiamo fatto proprio questa presentazione in Europa con la Mezzola a Bruxelles e abbiamo avuto l'alto patrocinio del Parlamento europeo. Insomma, incominciano a conoscerci e forse noi incominciamo a conoscere il nostro mare, che sarebbe stata quasi ora, in una nazione bagnata per l'80% dal mare, insomma. Circa il 9% del valore aggiunto dell'Italia viene dall'economia del mare, sia in forma diretta che in forma indiretta. E sono tanti i settori interessati, dalla pesca al turismo, alla nautica, alla portualità, alla logistica, alla movimentazione delle merci e così via. Dobbiamo ricostruire elementi forti e solidi per una nuova economia del nostro paese che possa garantire lo sviluppo. Abbiamo una grande opportunità, questa si chiama il mare.